Continua la lotta al vertice tra la Fulgens Foligno e il Terni FC, vittoriosi oggi entrambi, ma qui ci occupiamo della gara del Blasone, uno degli scontri diretti di questa giornata, se non lo scontro diretto tra appunto la Fulgens e l'Atletico BMG, impegnato mercoledì nel ritorno importantissimo di Coppa che potrebbe regalargli addirittura il salto di categoria. Ospiti allenati da Francesco Farsi in consueta tenuta blu verde, invece la squadra di casa gioca in maglia bianca. Il mister della formazione di casa, Alessandro Manni, sceglie di tenere inizialmente fuori Bomber D'Urso e schiera, buon per lui, Calderini insieme a Rocchi davanti, supportati da Kribek. Qui inizia molto bene la squadra ospite con il tiro che chiama alla grande parata il portiere Lori, che sventa così la minaccia, ma ancora l'Atletico BMG pericolosissimo con questo filtrante in area di rigore, dove c'è l'intervento su Sciacca che viene fermato ancora dal portiere Lori, ma la Fulgens si porta in avanti, fa tutto molto bene al minuto 15 Calderini quando inizia l'azione e la chiude anche sul passaggio di Settimi per la rete del 1-0 della squadra di Folignate. Ancora la Fulgens pericolosissima proprio con Rocchi, la sua conclusione altissima però sopra la traversa da posizione forse troppo defilata. Calcio di punizione battuto con la palla che sfiora il palo, ma Battistelli sembrava poter fare buona guardia. Non c'è ancora grande cenno di pioggia, quindi si può giocare qui il cross, il colpo di testa che termina alto da parte di Bruschi, bello il cross di Benedetti in mezzo alla rete di rigore. Ancora Benedetti che fugge, mette in mezzo il pallone, controllato da Kribek, se ne va molto bene Kribek, mette in mezzo il tiro a botta sicura, si salva in qualche modo la difesa ospite. Sul rinvio del portiere, sull'inizio dell'autentico acquazzone, il direttore di gara, il signor Gaetano Milone di Barcellona, Pozzo di Gotto, dà il fischio dei finale dei primi 45 minuti. Guardate come piove, lo si vede in questa bellissima inquadratura del faro dello stadio Enzo Blasone di Foligno. Piove, quindi il terreno si allenta. A questo punto, forse anche inconsciamente, l'Atletico BMG pensa forse anche alla gara che si disputerà tra qualche giorno e subisce un po' nel secondo tempo, prima questo tiro che però non impensierisce Battistelli e poi questa giocata direttamente da calcio d'angolo, lo scambio, il cross e il colpo di testa da due passi messo a segno, il gol messo a segno da Nuti al minuto 15, dunque lo stesso del primo tempo, quindicesimo fatale oggi per l'Atletico BMG. Grandi festeggiamenti, partita di fatto chiusa, è importante aver passato indenne questo scontro diretto oggi del Blasone, infatti festeggiano in maniera copiosa i giocatori in campo. Entra in campo D'Urso e si renderà tra poco protagonista, qui vediamo però questa azione filtrante, deve uscire il portiere, poi Kribek che sembra avere la palla buona, però la difesa ferma tutto. Eccolo qua D'Urso, ne è entrato, libera di un 3 o 4 avversari, poi lancia in profondità il pallone per la tentativo di conclusione con la palla che è deviata in calcio d'angolo. Sugli spazi lasciati dall'Atletico BMG prova ad infilarsi la Fulgens per segnare la terza rete, ma deve stare anche attento a qualche sortita della formazione di Farsi, qui palla in mezzo, qualche difficoltà nel liberare, poi l'azione è lunga perché ancora rimessa in mezzo molto bene dall'intervento di Mauro, il pallone arriva proprio all'interno dell'area di rigore, la conclusione però troppo debole che Lori può abbrancare in presa senza problemi. Ancora D'Urso, un carro armato su questo terreno di gioco, resiste alla carica, serve sulla sinistra un compagno che entra in area, supera un avversario, poi il tiro non è degno di tutto il resto della giocata, ma sono le ultime avvisaglie. Qui ancora la Fulgens che ha grandissimi spazi col solito Kribek che sul sinistro però non inquadra lo specchio e finisce, come abbiamo detto, 2-0 per la Fulgens. Buon inizio dell'Atletico BMG che invece adesso dovrà pensare
seriamente, così come ci sta pensando tutto il calcio umbro, alla gara di mercoledì. Mister Alessandro Manni, avete fatto sembrare facile una partita che di facile non aveva assolutamente nulla, un gol per tempo, poi avete gestito bene nonostante un campo complesso, forse siete stati anche favoriti di aver trovato questo 2-0 a inizio ripresa, loro poi non ne hanno avute più anche forse di energie mentali. Beh sì, è chiaro che gli episodi poi determinano, perché trovarci poi subito 2-0 il secondo tempo contro un avversario che onestamente è di tutto rispetto per la categoria, e lo sta dimostrando con l'impegno in Coppa Italia, che gli auguro vivamente, gli faccio un bocca al lupo, colgo l'occasione per la gara di ritorno sperando che una nostra squadra umbra possa raggiungere un traguardo importante, quello che, per cui stiamo lavorando anche noi. Tornando alla partita, sì, l'episodio chiaramente ci ha un po' spianato la strada e loro hanno fatto secondo me anche scelte condizionate dall'evento di mercoledì, però noi dobbiamo badare a noi, insomma, ecco, abbiamo tolto di mezzo una partita difficile, ne restano 5, tra cui ci sarà questo fatidico scontro diretto e credo che sarà vincente fino alla fine. Valor Cipreti, l'Atletico BMG oggi dopo un buon avvio di gara ha subito il gol e poi è chiaro che giocare anche su questo campo non era semplice visto anche il maltempo. E poi anche forse inconsciamente è entrata in mente la partita di mercoledì, che forse è ben più importante, nonostante comunque avete ben figurato. Sì, abbiamo fatto la nostra parte, come dici tu, poi il campo è diventato quasi impraticabile, abbiamo avuto queste due occasioni all'inizio e quindi, così come è successo domenica scorsa, abbiamo approcciato in una maniera giusta una gara che è chiaro che era molto più importante per il Foligno. Dopodiché è evidente che il discorso di mercoledì per noi diventa fondamentale per i motivi che sapete tutti, però non posso dire nulla per quello che è successo, l'importante è che non si è fatto male nessuno e adesso con la testa ovviamente siamo a questo big match, chiamiamolo così, perché non c'è nulla di scontato, abbiamo vinto 1-0 là, però è una squadra forte per cui dobbiamo essere concentratissimi e umili perché ci giochiamo tantissimo. Vero, vi giocate tantissimo anche perché è un modo per arrivare in Serie D. A proposito di Serie D, chi lo vince questo campionato? L'avete visto entrambe, TRFC e Fulgence, chi lo vince? La domanda da 100 milioni, cioè chi lo vince? Il punto di vantaggio è importante per il Foligno, è una squadra che sta bene, così come anche io credo che diventerà, credo, mancano 5 gare al termine, decisiva, importantissima, la penultima, no? Quando ci sarà lo scontro diretto e lì forse si deciderà il campionato.